l'anno si chiude pericolosamente, così come è sembrato esserlo sin dall'inizio del suo mandato di sindaco. Maria Limardo ieri mattina ha dovuto accettare una decisione che non potrà non provocare uno scossone nella maggioranza che la sostiene alla guida della città di Vibo Valentia, eletta appena 6 mesi fa. Il presidente del Consiglio Comunale di Vibo Valentia, Pino Muratore, ha deciso di rassegnare le dimissioni sia da presidente del civico consesso della città capoluogo che da consigliere comunale. A suo giudizio non ci sarebbero più le condizioni per andare avanti dopo il blitz della Guardia di Finanza risalente allo scorso mese di ottobre e soprattutto dopo l'imponente operazione dei carabinieri del ROS che ha portato all'arresto di 334 persone in città. Esponente di Forza Italia, Muratore si è distinto per il tratto signorile con cui ha guidato in questi primi mesi l'assise comunale, ma non c'è dubbio che gli ultimi eventi di cronaca lo hanno scosso particolarmente. Ed è questo il punto. I fatti di cronaca che si trasformano in dato politico, l'azione della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro che si insinua nel palazzo di città e lascia strascichi di natura psicologica sui singoli consiglieri, le cui reazioni sono ovviamente strettamente personali, ma inevitabilmente vanno ad intaccare il quadro politico proprio nel momento in cui ha avuto inizio una campagna elettorale a sua volta delicata, perché impegna tutti nell'impresa di rinnovare il consiglio regionale ed eleggere il nuovo presidente della regione. Intanto bisognerà attendere la nuova seduta del consiglio comunale che sarà chiamato a ratificare queste doppie dimissioni, per cui bisognerà ratificare l'ingresso di un nuovo consigliere che andrà a sostituire Pino Muratore. Si tratta dell'ex assessore della giunta Costa Katia Franzè ed in questo senso non dovrebbero cambiare gli equilibri interni della maggioranza, e poi trovare l'accordo per individuare il nuovo presidente dell'assise comunale. A Vibo Valentia si annuncia un 2020 politicamente già febbrile.